tornati! Disagiati! Ciao, quarta, quarta puntata di Temptation Island, sì. È tornata anche Stefania, stasera ne vedremo delle belle. E vai, stasera litighiamo. Vi ricordo di lasciare come sempre un like, iscrivervi al canale se non lo siete, cerchiamo di arrivare a... Dai che stiamo salendo! Lo voglio, un commentino e ricordatevi che il video è diviso sicuramente in almeno due parti, nella seconda parte non ci sarà link. Detto questo, partiamo subito. Via! Vi ricordate la coppia Gabriele e Giuseppe? Chi? Ma subito così? Gabriele e Giuseppe, chi li dimentica? In partenza. Ma inaspettatamente sta per accadere qualcosa che... Inaspettatamente cosa che ce l'hai detto nella puntata precedente? Ce l'hai spoilerato prima. Non lo posso fare per me stessa. Brava, brava Gabriella, ha ballato, raga. Sì, io lo urlavo da casa. Sì, sì. Già vediamo, lo so. Vediamo oggi perché già una brutta sensazione. Mi sa che ci rimangiamo tutti. No, Giuseppe ha chiesto di poter rivedere Gabriella in un nuovo falò di confronto. Ma veramente un altro falò? Andate a casa, siete andati a casa, parlate a casa. Perché devono fare un falò? Ma litigate sul pianerottolo. Ciao Filippo. Ciao Filippo. Giuseppe, puoi spiegare tu perché siamo qua? Sì, spiega solo Giuseppe perché non c'è nessun motivo. Ho capito. Perché veramente il distacco mi ha fatto capire molto. Sì. Ma sei venuto con Candy Candy o da solo? Che mi manca, non ho mangiato, non ho dormito. Non ho mangiato. Non ho mangiato. Poveri. Non ho mangiato. Che gino strada, cioè. E un giro su Tinder l'hai fatto? Per togliermi tutto questo male che ho dentro. Vai dal prete piuttosto. Ma sì, ma infatti vai dal padre Amort. Un bel esorcismo e via tutto. La verità è che l'ho tradita. Che sono andato a ballare. Sono andato a ballare, non gli ho detto. No. La verità. Ah, questo, la verità è che l'ho tradita e sono andato a ballare, credo sia. Spero sia. C'è una E in mezzo? Io non l'ho sentita. La verità è che sono andato a ballare. Mamma mia. È che è vero che ho parlato con le ragazze. Lui ha parlato con le ragazze. Vabbè, voglio dire, ma era inconfutabile. Cioè, è questo il fulcro del problema. No, negava lui, ti ricorda? Lui negava. Ma negava, ma c'erano le robe di Tinder col numero di lei. Ma di quello non ne parliamo? Cosa rappresenta lei per te? Lei dovrebbe essere la madre dei miei figli. Filippo, lei dovrebbe essere la maglia la maglia dei miei figli. No, avrei tempo. Credo che arriverà una era una finta. Era per ogliare la. E ti assicuro, Filippo, che questa esperienza mi ha insegnato anche che il pane è importante. Lei potrà andarlo a prendere due volte al giorno perché è fresco, mi piace di più. È per quello. Hai paura che non venga? Un po' sì. Ma io ci spero. Che dei modi comunque che ci siamo lasciati è stato brutto. Ma l'hai lasciata tu? Ma l'ha lasciata lui. Ma cosa dici? Ma qualcuno gli può dire che l'ha lasciata ma lui? Ma lui sta vivendo uno psicodramma veramente incredibile. Ma anche Filippo. Adesso si sveglia ed è tutto un sogno. Ma sì, ma si in coma per due mesi. Ma sì, sì. Giuseption. È incredibile. È il sogno nel sogno. È follia. Con la trottola che gira. Dimmi allora cosa ami di lei? Tutto. Tutto. Perché tutto, tutto non devi spiegare, capito? Tutto. Tanto... È tutto, Alex. Non mi fa mai stare giù di morale. Dice vai, amo, forza. Comunque, ragazzi, adesso tira fuori industria siderurgica, barbabietola da zucchero. Le ha provate tutte. Era la persona che voglio. L'hai capito qui? Sì. Ringrazia Temptation Island. Quanto è passato? Ma poi, no, a parte questo, ha fatto anche un percorso dove non ha capito niente. Ma no, provandoci sempre con un'altra. Guarda che lui ancora non ha capito niente. Lui non ha ancora capito niente. Lui ha capito poi solo... Poi non ha menzionato Tinder, i messaggi, le cose. Lui ha capito solo che è uscito di là. Non è che sentiva la mancanza. Sentiva quella cosa del... Oddio, sono rimasto da solo. Certo. Che è ben diverso. Sì. Adesso vediamo se arriva. Ok. Minchia, è uscita la trilogia di Dune nel frattempo. Beh? Pure silenzio, ma... Perché poi parte la musica di colpo, beh, lei arriva. Se questa è l'ultima... Filippo sembra Filippo, alla fine di una in mezzo a un calum della pace. Sembra alla fine di una grigliata, sbronzo negli nero. Occhi, sì, sbronzo nero. Sai quei due tre che rimangono superstiti. E che alla fine c'è ancora lo stronzo che arriva di... Ma le verdurine grigliate non le facciamo. E Filippo, oh, ma porca troia. Ciccone, raga, veramente. Gli insetti che girano. Ma già pranzano col suo cadavere. Ci dovevo dimostrare altro invece di quello che ha visto. E invece ci ho dato di nuovo un'altra bastonata. Ma almeno su questo siamo d'accordo. Speriamo che arrivi. Speriamo. Una seconda parte di suspense. Sì, secondo tempo. Ok. Ma quanto è bello se arriva Fuad. Oh,
Madonna, com'è arrivata? Decisa però, decisa però, Incazzata, Gabriele! Ricordiamo che ancheggia da paura. I capelli così. Si è incastrato. Ogni colpo d'anca di Gabriela produce un tifone in Giappone, guarda. Effetto farfalla. L'effetto farfalla. Che serve la vita per me? Sono insieme, cioè cade tutto quello che abbiamo detto su di lei. Cioè, se lei riesce a uscire con lui, ma cioè, certo, ma se lo meriti. Lei zimbello. Ma stiamo già per vedere una delle più grosse cacciottate della storia della TV, ma io già lo so. Sì, 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 vedrai. E per me ora è arrivato l'ora di dirti la verità, di ricominciare tutto da qui. Gabriele, ho tre figli. Quello che pensavi. E sono andato a ballare. Ma raga, ma basta con sta cosa che sono andato a ballare. Ma perché è la bugia, in sostanza. Bugia. Sono andato a ballare. Brigitte, cioè, Bardot, ma ci rendiamo conto? Sta roba del sono andato a ballare diventa... Sì, ma sta andando a coprire addirittura il fatto che lui l'abbia tradita. Esatto. Ma capito? No, infatti. La cosa più male che mi è stata... La cosa più male che mi è stata... No, è l'ultima... La cosa più male che mi è stata. La cosa più male che mi è stata. E che tu, ogni volta che me lo dicevi, ti davo sempre il negativo. Ma che cazzo è un test di gravidanza? Ti davo sempre il negativo. Ti dicevo fotografo. Di no, va bene. Però ti davo sempre il negativo. È un famoso fotografo, Giuseppe. La cosa più male. È vero o no? Io ringrazio che si basino sui sentimenti, perché se fosse un viaggio nella grammatica saremmo già colati a picco proprio. La cosa bella è che lei sta capendo. È veramente il frontale della grammatica italiana. Io spero di uscire con te senza paletti. E con più libertà. E coppia aperta proposta così? Senza paletti, ma che cazzo è Buffy? Cioè, non ho capito. Io sono stato tutta la notte senza dormire. Pazzesco. Povero. Pazzesco, come si fa adesso? Però l'ha sentita lei questa? Ho deciso di fare il metronotte all'Ismorussore. Non te l'avevo ancora spiegato. Lei è contenta di aver dato pan per focaccia? Fino a stamattina senza mangiare e fino a ora. E lei è contenta? Perché ha restituito tutto il male che lui gli ha fatto e l'ha fatto a lui. Beh, onestamente ancora sono rimasto a pane d'acqua. Certo che è sbilanciato, però brutto. Penso nella mente di una ragazza che è innamorata di lui, sono insieme da tantissimo tempo e non ha mai visto nient'altro. Sì, oltre questo, no, certo, è una capisco una mezza rivincita, sinceramente. Se raga, ma non è neanche un giorno. Si fa intortare dalla situazione. Ma non è neanche un giorno di sofferenza, è una notte. Una notte, sì. Tu sei la donna della mia vita. Ora è la donna della sua vita. L'ha capito in quelle 6 ore senza dormire. E soprattutto senza... Io senza fare scimità, che ti vuoi fidare di me? Ah, è tornato! Lui non farà più scimità. In diretta dal teatro 2 di scimità. Vai in onda! Ora in onda! Scommettiamo che... Che cazzo state dicendo? Io, ok, potevo evitare di fare quello che ho fatto, ma l'ho fatto data da quello che ho visto di te. Di Tea! Proprio Tea! Ho visto di Tea! Ho visto di Tea! C'era dal Piero Pialuo. De brutto! Perché siamo venuti per un motivo e tu hai fatto un altro. È vero, ma io mi prendo le mie colpe. Ma non è che se lo ammetti si aggiustano le cose. Ma perché questo è il passo... Cioè, succederà purtroppo, ma non è così che deve andare. Ma questo è il passo più grande che lui abbia fatto nei suoi confronti negli ultimi 7 anni. Cioè, ammettere le sue colpe. Sì, le sue scimità. Lui è incredibile, signore. Non ti interessava, a me sembrava che... Perché per me, beh, non è nulla. Io per me stavi sempre tu nei pensieri. Non mi viene neanche più da ridere. È anche pericoloso. No, vabbè. È pericoloso passare questo messaggio. Cioè, questo è un messaggio di merda quello che sta succedendo qua. Non riesco a togliermela dalla testa, lo diceva lui, di quell'altra. Ma anche tu questa sera stai crescendo, sì. Dicendo queste cose. È inutile fare del male a lei per fare scimità. Ma che cosa vuol dire? Cioè, ma anche... L'ha detto lui. Ma anche dicendo la giusta. Non l'ho detto io. Ma che cosa vuol dire? Si sta girando un po', Michi, questa è alta. Porca miseria. Libertà può essere anche andare a ballare insieme e divertirci insieme, non è... Ma io con te non mi diverto, io voglio strusciare il culo della gita. È quello il problema. È scimità. Io voglio fare quel tipo di scimità lì. Perché se volevo fare l'altro, stasera non stavo qui. Certo, come hai fatto per 7 anni fino a questa parte. Michia, ma lei proprio c'è in pieno, ma neanche ha lottato, neanche... Lei perché è la prima volta che lo vede così. Ma è così. Ho capito, ma minchia, ma sono 7 anni, non è che no, però... sono 2 settimane. No, io non mi aspettavo che mi diceva questo. Vedi? Abboccata alla prima strozzata che ti viene. Sì, ma la cosa incredibile è che lui ha fatto un discorsino da 6 minuti da...
obiettivamente 4 al 5 come perché voto. Non l'ha mai fatto, lei non l'ha mai visto, non ha mai provato altro. E l'ha fregato come niente, l'ha fregato come niente. Cioè mi aspettavo che le parole gliele dovevo tirare da bocca. Si morde il labbro pure. Sì, perché starà pensando, cazzo, mi è bastato così poco. E infatti, fammi stare zitto, ancora mi escono altre scimità. Ricominciamo da zero, il passato rimaniamolo alle spalle. Rimaniamolo alle spalle, il passato. Rimaniamolo alle spalle, il passato. E allora? Secondo me è un bellissimo titolo per una canzone. Rimaniamolo al passato. Rimaniamolo alle spalle. Paolo. Tra parentesi, io le mie scimità. Io da ieri sera ho visto che senza di te non riesco ad andare avanti. Da ieri sera in 24 ore no, cioè, meno. Di meno anzi meno, sì, meno. Beh. Speriamo. Lei ci è caduta con tutte le scarpe, ma senza obiezioni proprio, manco un'obiezione per un giorno e poi ritornerà tutto. Possiamo mettere titolo la più grande pagliacciata di sempre? Sì, assolutamente sì. Però io voglio uscire da qua non come sono entrata, altrimenti per me è stato un percorso fallito. Ma lo è stato. Posso dirvi una cosa, quello che penso io? Siete ridicoli. Ah no. Questo percorso vi ha fatto veramente bene, perché a me sembra... Micchia Filippo, ma che cazzo veramente Filippo? Mamma mia. Mamma mia. Mi devo muovere tutto così. Madonna santa, mi si staccano i... Io vi vedo più grandi. È vero. Dai, però Filippo, c'è un limite alla decenza. Tu l'hai valicato almeno 18 parole fa. Per favore, è il tuo ruolo, ti pagano per farlo. Prima di tutto, chi cazzo ti ha dato sta giacca? Ma poi in secondo luogo, cioè, ma tu non puoi dire a due persone che in due non ne fanno uno a livello di maturità, cioè andare a dire vi vedo più grandi. Giochi a campana tutte le sere, Filippo, fermatelo! Per dire che questi sono maturi. Ma strega tocca colore. Ma cosa stiamo dicendo? Filippo, dare il futuro insieme a lei è farla stare serena. Ma guarda quanto è bella. E lo so. Però le altre usano di più. Io non dico. Ma magari è a lui. Ma io servito. No, io non dico di lui. A me lei fa una è tristezza lui. Infinita. È lei che... Vogliamo provare a prenderla bene? No. Ma secondo me è lei che la prende per il culo adesso. Nulla. Perché lui fa non di c'è. Mostro. Se invece non lo farà? Ma non c'è un centesimo di buono prima, in tutto quello che è successo qua. Uno! Però, uno! Piano che salta in punti. Però è la prima volta che lei fa qualcosa. Cioè che lei dice fanculo, me ne limono un altro, quindi gli ha messo. Ma è durata 12 ore, poi è tornata da lui. È durata 12 minuti. Sì, ma scusate, ma a parte, ok, giusto quello che dici tu, la rivincita. Ma alla fine questo rapporto si basa su chi fa le corna vicenda all'altro, chi limona per ripicca la... Cioè, ma sono due ragazzini delle elementari che si rubano la cartella o il diario. Insalvabile, cioè. Ma quando poi mi vengono a dire lei ha sopportato di tutto, lei è molto più matura di lui. Cazzate! Cioè di sti due non se ne salva uno. Queste cose, come hai detto te prima, capitano ogni giorno più o meno, sì. Però non può passare il messaggio che questo sia lo standard, dove anche a parti inverse, attenzione. Almeno può essere anche la giustificazione. Dove tu dici due troiate, ma no. Cioè ci sono i fatti inconfutabili. Però che volevo dire che, cioè non è che... Cioè, il messaggio è bruttissimo. Basta chiedere scusa da quarta elementare. Che poi ci sta, cioè, ci stanno le scuse. Cioè, attenzione, sì, ovvio. Ci sta il chiedere scusa. Ma non può passare il messaggio che basta che chiedi scusa così. Sì. Poi dopo 7 anni di tutto questo, vabbè, mi chiedi scusa e un secondo dopo te lo accettato. Ma soprattutto dopo, scusate se ve lo dico, ma dopo quello che abbiamo dovuto assistere alle ultime puntate, perché lei ha fatto la Che Guevara da TikTok, sì, poi alla fine ha fatto tutta sta sceneggiata per poi al primo sorrisino di lui, detto in un italiano da scuola Radio Elettra, se l'è ripreso come se niente fosse. Sì, e la giustificazione del è innamorata non regge. Cioè regge se sei immatura, punto. Giuseppe, decidi di tornare a casa solo o con la tua fidanzata? Con la mia fidanzata. È tutto. Decidi di tornare a casa sola o con Giuseppe? Con Giuseppe. Non è ballato. Che combinata, amore. Preciso. Su che belle basi che si appoggia questa relazione. Comunque. Bello. Che ho detto cacchio, lei in 10 giorni ha buttato 7 anni. Questa cosa è importante. Lei ha buttato 7 anni, cioè lui è riuscito ancora a dare la colpa a lei, è stata lei, Ma tu ancora non hai capito che la concessione non la sta facendo lei a lui, È lui che è stato bravo a riprendersi. Ascolta. Che può essere pure che l'ho portata io a sbagliare. Può essere. Può essere. Può però, essere. Ricominciamo da quando? Adesso. Martedì ha detto lui.
ha detto stasera. Datemi qualche giorno. Oh, io ho chiesto scusa. Eh sì, due, e datemi due tre giorni. Due, tre giorni. Non è che posso fare tutto subito. Non ti dirò le cose dette, ma... Dai, tagliate ste canzoni e levatevi, ridicoli. Raga, scusate, ma io la penso così. Sarò cinico, bastardo, stronzo. Si merita. Ma certo. Nuovo giorno nel villaggio dei fidanzati e per Mirko è tempo di pinnetto. Allora raga, c'è la regola, come dicono in chat, appena Perla dice che si è sacrificata per Mirko si beve. Ah sì sì. E che gli ha rovinato la vita anche. Gente ciucca in un quarto d'ora. Bala team, sono messa a maglietta arancione di a tiro di zanzare. Sei pieno. Il pupillo è sempre lì. È come la piana di caure. Avete dei rapporti normali, sì, oppure no, non lo fate sì, mai? Vabbè, ultimamente no, certamente passano pure 15 giorni, una volta a settimana. Cozio. Per me è tanto. Sì, cosa sta lamentando? Non so voi, ma questo caldo. No, ragazzi, ma possiamo, d'estate è un... Diciamo che per luglio agosto sì. Io da, zero, da uomo possiamo no, anche dirlo zero. Che possiamo metterlo anche un po' in stand by, no? Sì, a voglia. Montagna sì, però cioè. Il tuo mood è quello, capisci, il telefono. Ok, il momento che finisci, se così prendi 2-3 secondi il telefono. Beh, ma quelli sono i maschi. Sì, cioè, non volevo dirlo io perché poi sembra che faccio. No, vabbè, sono i maschi, no, sono fatti così. Però sì. Dire, capita un po' a tutti, io credo. Il post trombata, vado a vedere il risultato della mia squadra del cuore. Cosa faccio? Devo fare le coccole? Perché non ha voglia, perché è pigro, perché è apatico. Eccolo qua, apatico. Sono 10 giorni che sto senza di lui, posso dire che... Pensavi gli mancasse di più? Sperava che gli mancasse di più. Sono arrivati i pezzi del Titanic su... Madonna, ma veramente, sono troppi. Sulla spiaggia. Le ho dato l'anima, cioè lei quello che c'ha ce l'ha qualsiasi cosa, perché io l'ho dato perché la vedevo come la persona della vita mia. Sì, però avete vissuto due relazioni totalmente ma diverse. Ma diverse, sì, sì, sì. Cioè, chi è che dice cagate? Ma sai che stavo per dire la stessa cosa? Chi hai prosciutti sugli occhi? Cioè, non si capisce bene chi abbia vissuto bene che cosa. Secondo me l'hanno proprio portata tutti e due a morire, sì, la situazione, sì, sì, senza sì, rendersene conto. Sì, è vero. Viziata, non viziata. Sì. Non le vuole solo la polenta. Frega un cazzo. Frega. Cioè, lei ha fatto... Ma lei si è lei si è trasferita e quello... Un programma a parte. Filippo. Filippo. Filippo, senti. Suscino in qualcosa. E la delusione. C'è del posto alla rabbia. Io mi aspettavo di più. Ah no, forse l'ha detto una scorsa puntata. Tutto il discorso sulla frase di lei. Sì, la scorsa. Sì, sì, la scorsa. Cioè, raga pesante. Quella è stata la cosa più brutta. Lui mi ha rovinato la vita. Perché lei ha preso una scelta che poi si è rivelata quella che non le piace più. Allora, no, non è colpa degli altri, però è colpa. Cioè, la scelta l'hai presa. Non è colpa di nessuno. Prenditi la. Hai provato, è andata male. Perché lei ha talmente paura di ricominciare un qualcos'altro che pensa di dover rimanere bloccata così per sempre. Quindi la sua mente continua a dire che merda. Che merda, che merda, che merda. Beh, so che la situazione è una merda, ma almeno so dove sono. Ma lei vuole pure che è sbagliatissimo. È sbagliato. Esatto. Vi dico già che nell'altro villaggio Perla sta per avere una reazione ancora più forte di quella del fidanzato. Tensione, cosa vede? Mi piace ascoltare quando parli. Che partenza. Abbiamo aperto subito con una frase d'effetto. Non avrei fatto tutti questi switch miei mentali se non ci fosse stata una persona che mi potesse comprendere come riesci a farlo tu. Vabbè, ma non è lei che è speciale, è semplicemente qualcuno che ti ascolta di fuori della coppia, cioè. No, è una relazione, una convivenza addirittura, proposte di matrimonio. Però a lei piace ascoltare lui, si vede. Sì. Sì. La vedo proprio calda, bollente nell'ascoltare. Sì, sì, sì. Scegli, caccia le scusami. Perché ride ogni questa volta? Questa mi dà fastidio. Perché ride? Perché, ride, perché ride, ride ogni volta? Sentirei perennemente preso per il culo. Ride. Può essere anche una risata di... Sì, nervoso. È quella. Magia. Magia. Magia, magia. Magia di cazzo. Sì, prigione. Non posso scappare. Ha detto che gli voglia. Attenzione, Mirko va, eh. Da godesselo pure. Ovvio. Se no. Cosa stanno facendo? Piede contro piede? Come purtroppo mi sono abituato al vecchio paio di scarpe e c'è senza ancora indossarle. Perla è diventato un vecchio paio di scarpe. Amore mio, ma io mi auguro, portatela fuori a questa, portatela, guarda. Ma chiama il falò e lascialo. Se ci speri così tanto. Ma è dalla prima puntata che fa così. Solo per avviso, il fatto che ti sei affezionato, no? Ma non è un pappagallo cacatua, dai! Si è affezionato ancora a queste cose. Ma che palle. Ti lascio un segno. Lo vuoi un segno? Ma lo brucia con l'Aikos. Cos'è sto cosa improvviso? Un segnale. Ma gli va a prendere un cartello fuori. A parte, sinceramente, è proprio ridicolo. Ma non me ne frega proprio un c***o. E allora, boh. Ma...
credi, non mi viene nemmeno da piangere. Quanto manca un minuto al... Io che te lo meritavo! Come se con me lui non parla... Raga, cioè noi parliamo con talmente tanto che un altro po' non scop... Lei sta dicendo che quindi loro parlano tantissimo. Ma ha sempre detto parlano talmente tanto che non ha sempre detto il contrario, esatto. Però ha detto sempre, sì, tu non parli apatico, mai, sei noioso, sei apatico. Ma veramente sta dicendo questo? Ma è una bugiardona. Ragioniamo tanto e scopriamo poco, che è diverso. Ma se scopriamo poco che lui parla sempre di brugole, per dire, ma non gli puoi dire, amo, mi sbatti, cioè, oppure non glielo puoi far capire così magari lui si sbatti. Allora, o lui è veramente talmente apatico che parla pur di non avere un contatto fisico, che è diverso, che è diverso, oppure a questo punto... Cioè, anche lei forse non gli fa capire determinate intenzioni, mi viene da... E si sente rifiutato lui. Si fa un'ora di viaggio parliamo! Si sta lamentando del fatto che lui dica il contrario. Esatto, lei si sta lamentando perché... Però lui prima diceva allora il contrario lei. Okay. A me mi salvi, forse non hai capito, perché io senza di te rinasco. E allora lascialo! E allora lascialo! Fallo. Ma se sei così una donna indipendente, scusa, mollalo e dirgli, guarda, ho le palle io di fare quello che non hai le palle di fare tu, ti mollo! Stop! Sei svegliato? Greta. Sei svegliato? Ti vado ad andare in spa? Certo. Ah, ah, così. Direttamente spa. Alla spa. Voilà. Ah, pensavo la prima volta che mi capita che non... Certe cose le senti. È perché sono tutti vicini, quindi è molto difficile se le senti. Cazzo. Mica l'apatico si è svegliato, eh? Sì, eh sì. Perla non ride più. E Perla non ride più. Hai capito qualcosa? Adesso? Che cazzo vuol dire hai capito qualcosa? Di cosa? Di c'era? Che? Di cosa c'era un di test? Cosa parliamo? Blu, 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 vedi, vedi come le orche. Ti schizzano gli amio. Male sto giro. Ma io spero che mi lasci, che le cambi queste scarpe rotte. Mi salva la vita. Non riesco manco ad incazzarmi. Non riesci neanche a piangere, vero Perla? Ah. Sei noioso, sei apatico, non parli mai, non fai mai quello. Poi dopo due puntate dici, ma parliamo sempre. Perché l'ha fatto con un'altra e non con lei. Vabbè, vabbè. Sì, lei sperava di risvegliare qualcosa. L'ha risvegliato con Greta. Non sono mai stato così bene. Tu stai sputando nel piatto in cui tu hai mangiato. Minchia, fa ridere detto ma da lei. Ma cosa sta dicendo? Madonna santa. Ma da quando è entrato che lo carica di merda, peggio di una betoniera. Ma no, che io non sono mai stata me stessa con te. Con te, per voi. Convivi con una persona che dentro casa non sei te stessa. Ma lei che cazzo? Io non le do. È successo qualcosa di grave. Io non le do tutti i torti per lui. Perché lei si è sempre lamentata di lui, ma gliel'ha anche sempre detto. Cioè, lei ha provato comunque a tirar fuori la situazione. Ma si è svegliato tanto lui, quanto. Solo che si è svegliato con la persona sbagliata. Vabbè, ma grazie a te. Occhio, sempre con la fede. Ah, questa era quella la finzione quando vai al cinema. Sì, sì. Fan dirte, fra. È stato proprio bello. È scopato. Comunque secondo me la tu... faccia era quella. Posso dire che secondo me tu li leggi nella mente. Sì. Secondo perché me quando leggi le cose e arriva io sì. E fa proprio l'espressione di quello è giusto. Giusto. Il doppiaggio è una cosa sola te. Era perfetto il momento, scusa. E ride. Come porca. Sono quelle le espressioni, ti giuro. Dirò a Dani che ti levi un po' quel cazzo di sorriso dalla faccia. Ma poi io non rido mai, lo sai. Fate. Si baciano, si baciano. Bello pisellone. Sono andato bene? In parte sì, in parte no. Che insetti vampiri, ma che girano, che ho detto, ma, ma incredibile che... Mai visto? Sono insetti. Tutto naturale. Capisci? Ma non è vero. Sto sbarellando. A me, non se... a me sembra tutto tranne che naturale. È tutto sbarello. Così naturale, sì. A Temptation Island che... cioè... Io sono, ero la cosa più bella della sua vita. Di me si è innamorato dal primo giorno. Ti ha rovinato la vita, quindi da... di infatti. Cosa stiamo parlando? Cioè qualcosa sarà successo, esatto. Perché tu ti renda conto del fatto che ti ha rovinato la vita e che quindi è apatico, infatti. Cioè tu eri convinta entrando qua dentro che lui fosse cotto di te? Non vedo il perché lui non chiede nemmeno il falò. Ma anche te, ma da tre puntate, ma perché non l'hai chiamato tu il falò? Perché c'era empatia fuori dal normale. Se sì, vabbè. Vabbè, però Mirko. Empatia di cosa? Ma non ti ha detto Mirko, niente. Mirko, dai, hai ha fatto, fatto tutto, tutto tu. Non pensavo che lui avesse tutti questi problemi con me. Guarda il mento, arriva, arriva. È il, eccolo, momento. Eccolo. È il momento del mento. Cioè, allora io tenevo ragione a litigare, tenevo ragione, ma che cazzo.
Scusate. Ma scusa, ma no, cos'è? Aspetta. Ma è la litigata preventiva? Di cosa stiamo parlando? E tirava fuori dei problemi. Ed evidentemente lui non la cagava. Quindi lei litigava da sola. Sì, e ma è lei comunque che... Stiamo parlando di una che ha detto che tutta la sua vita è stata rovinata. Ma di cosa stiamo parlando? Ma non è... Cioè io ci credo, capisco. Anche che non ci posso anche credere che lui non le abbia dato corda e tutto quanto. Però nel momento in cui mancano lei si accorge tasselli, di questa cosa, manca qualcosa. Io non capisco, sì, mancano dei pezzi. Io non capisco. Okay. Mancano dei pezzi. Lui dice cose pesanti. Anche io sto conoscendo una persona, sono complice, però non arrivo a dire le cose di questa importanza. Ma che cazzo stai dicendo? Perla. Due, oh. Perla. 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 Dai, boy of house. Te lo devo dire. Ma a parte lo sai? Perché poi non lo sappiamo noi. E chi lo sa? La magia. Magia. Della vita. La magia della vita. Ma che cazzo? Che cosa succede? Ma questo ha visto questo. È una giostra che va. Quando si incontrano due magie? Inizia il film. Ma no! Io quasi vomiterei. Io l'ho fatto, non me ne siete manco accorti. Marone, non so, sto per toccare le pere. Da sotto così, whoop. Girate. Io piango. Madonna, che rigida come Luca. Io mi muovo benissimo. Guarda come si muove, guarda come si muove benissimo. Di solito. Che è tutta la puntata che sta così. Madonna. Solo questo programma poteva fare questa ma cosa. Ma lui si è innamorato. Era l'unico programma. Ma io non ci voglio credere. Ma lui. Dai. Gli davi una bambola di pezza e succedeva la stessa cosa. Bambole di porcellana. Lei un po' la devono ricaricare. Sì, sì, con sì, tutto sì. Rispetto per c'è la serratura qua dietro. Sì, Greta, diciamo super che non ha fatto nulla per... Ma con tutto rispetto per Greta, sì, ma sì, non sì, ha sì, fatto un emerito cazzo. Cioè di tentatrice c'è nulla. È empatica. Cos'è che ti fa piangere? E beh, sto cazzo, Fili, cosa mi fa piangere? Sono sempre passata per quella che a me non mi stava mai bene nulla. Invece fondamentalmente vedo che ha più problemi lui con me che io con lui. Ma questa comunque è un... mia colpa. Aspetta, no? Cioè, in questo momento, sì. Perché prima... esatto, cioè, più che altro adesso. Qua il suo programma hanno la memoria un po' corta comunque. Madonna. Io sono rimasta vicino a lui per aiutarlo in periodi suoi veramente difficili. Ma vabbè, il peggio me lo sono preso io. Se lei l'ha fatto, ora non glielo devi rinfacciare. Che cazzo. Se lo fa, normale una coppia, cioè, stare un vicino lei, a uno che sta un passando un brutto momento e poi non te lo rinfaccio. Un conto lui l'avesse tradita o fatto qualcosa di brutto, discorso. Allora gli dici, dopo tutto quello che ho fatto per te, questo brutto, è il trattamento. Esatto. E allora lì, ok. Cioè, in pratica il mio fidanzato si sta facendo la relazione da 17enne innamorato. Lui mi hai fatto un cazzo. Faceva con me? Lui era solo il vinello, stavo aspettando. Ah, sì. Lui ha visto il vinello. Cioè, lei fatto, piangeva. Lui ha visto il vinello. Prosecco. Penso che anche lui vede delle cose da parte mia, però di certo non vede parole così pesanti. Guarda lui. Guarda lui, guarda lui. Lui sta dicendo, ma la smetti di parlare che voglio bermi sto cazzo di cosa. Fammi andare nel privé a bere. Io non posso mai. Con chi sta parlando lei? Io non posso mai sminuire. Ma c'è un amico immaginario, cosa fa? Io non mi sono mai permessa di sminuire la nostra relazione e mai lo farò nella vita mia. Ma come no? Lo fa da quando è entrata. Le prime tre puntate sono state lei che sminuiva lui. Vabbè, ma anche comunque dire mi hai rovinato la vita, sminuisci. È sminuire. Comunque, ma è sminuire la relazione. Cioè. Ma mattina che mi sposo, ci avrò dei figli con un'altra persona. Io non posso mai sminuire ciò che ho provato per te. Vorrei capire, lui sta facendo un servizio fotografico su Instagram. È uno di quei fotoromanzi degli anni Ottanta. Sono partito, Sì. Al quad ci vieni sempre con me, o al quad? Io ho capito quark. Perché il mio per il suo fosse un amore smisurato. Vai Francè. Ma però, entrando qua dentro. Cos'hai capito? C'è più una dipendenza da parte mia. Sì, bravo. Io voglio crederci, voglio sperarci. Okay. A occuparmi di lui, a pensare a lui, a essere smaniosa nei suoi confronti non mi manca. Ci siamo, raga, ci siamo tantissimo. Io sono fidanzata con te, se io ti faccio stare male, che amore è? Hai ragione. Certo che ha ragione. Io spero... Spero tantissimo che lui continui, anche una volta che loro si vedranno, a continuare ad avere il suo pensiero. Sì, perché sì, altrimenti, se lui chiede mezza scusa, è finito. Dai, toro. Mi ha dato fastidio perché ha fatto delle cose nel quad pure che ci è venuta tanto con me, no? Quindi. Cazzo, voglio andare sul quad solo con lui. Cioè, lui è geloso perché sono andati sul quad. Cioè, tutto quello che ha detto lei non l'ha sentito, solo il quad. Poi gli piace un po' quell'Alberto, ma non l'ho vista convinta. Forzata. Non l'ho vista convinta, ragazzi. Ma lei non gliene frega niente di andare con Alberto, lei deve mollare te, cioè, è questo il fulcro. Lui non ha capito nulla. Non deve trovarne un altro, sei tu il cazzo di problema. Guarda lui, è il migliore, è sempre lui comunque. Sì, no, ma lui è il mattatore, ma l'hai visto? E l'atmosfera di festa viene interrotta all'improvviso da una chiamata nel pinnetto totalmente inaspettata.
Ma così a caso? Cioè, il pinnetto mo, raga, vuol dire che è un problema. Mentre stavo divertendo, mi viene a cagare il cazzo. Ah, questa sei per me, di co. Perché che diacchio? Chiudi l'occhio, chiudi l'occhio, raga. Ma che stai fuori? Vedi, anche carina lei che non ci sta, capito? Mm. Infatti. Però ha fatto molto ridere lo stacco un secondo dopo che l'ha detto. Perché questa cosa? Gli ha rubato in parrocchia lui, No, raga, bravo. A lei serviva, amore. Sì, a lei no, serviva. No, invece ha ragione. A lei serviva. Serviva questo. È uno di quei casi dove esistono dei ragazzi, esatto, che fanno queste cose. Sono carine, gesti importanti per le donne, Matt. Cioè, sono rari. No. Però esiste. Non va bene, Matt. Questo è importante. Ha un significato, però, aspetta. Quindi oggi tu hai detto una cosa importante. Hai detto questo percorso. E sono sicuro che tu hai capito tutto quello che ci siamo detti. È stato carino, però, raga, tantissimo. Sì, stai dicendo praticamente ti regalo i fiori, ma non ci ricascare, per favore. Esatto. Ma che cosa vuol dire ricominciare? Ma poi l'ha fatto con carineria, cioè non provo l'oro. No, no, ci no, prova, è vero, cioè... vero, vero, vero. Magari non ha avuto mai un gesto. Ho avuto anche i miei gesti, ho fatto le cose belle, non avevo paura. Arriva il dritto del capo. Lui, ma lui sa che ogni pinnetto deve dare una arriva stoccata. Arriva un dritto del cazzo. Ogni pinnetto dà la stoccata. Però quando gli ha dato del troglodita l'altro, lui non ha detto un cazzo. Esatto. Cioè, sugli altri è vero, è qualcosa che non to- bravo, è vero, hai tirato fuori sto tema, è vero. Sfocati un po'. No, mi sta da fastidio, perché mi sta a far passare come che quello non ha mai fatto niente, perché io ho fatto un sacco di cose. Sì, un sacco di cose con le altre, però. Sì, almeno 5 volte. Beh, sicuro. 5 volte lo sappiamo. Possibile. Non sono stato lo sdolcinato a portare il fiorellino, non so il tipo, ma io ho fatto tanti altri gesti, l'ho portato dove volevo. Ma lei anche fatto cornuta 5 volte, Manuel, ma non è che se fai le cose carine allora lasciato. Puoi meritarti le corna. L'ha lasciata 5 volte. Mandatevene a fare. Attenzione, questa cosa, questa cosa la dirà più volte. No, ti preparo solo perché poi al fallo. Che poi che cazzo vuoi da noi tre? Mica noi l'abbiamo lasciata 5 volte. Poi 4, poi chi è il quarto? Io. Io potrei dare di più, ma io ad oggi quello che potevo dare, io ho dato tutto, ragazzi. Io ho dato tutto. Che devo fare? Che devo fare, Fili? Mi dispiace, ma io non accetto le parole di un uomo che mette i sandali sotto i jeans. Scusate, ma non ce la faccio. Sì, neanch'io. Già non sei credibile di tuo, ma i sandali sotto i jeans, guarda, solo se fai il cammino di Santiago, ma se no, no. Simply the best! Se non esistono. Francesca, io per te non ho alcun video. Ma veramente? Cazzo, ma non veramente video. No, cavolo, adesso a lei viene il dubbio che lui stia veramente facendo. Nooo!